Qui non posso andare. Qui non posso andare. Dove sono sti fiori che non ho capito? Giuro di aver visto qualcosa dietro l'acqua che scorre. Ok. Dietro l'acqua che scorre. Qui? Qui? C'è un tutù qui in terra. Prendi questo oggetto. Sì. Hai preso il vecchio tutù. Ok. Abbiamo un tutù adesso. Tutto molto utile. Oh, occhio, che lì cadevo. Non me ne sono accorto. Wow. Oh, ah, si è nascosti. Ok. Ciao, Undin. Sono qui col rapporto di oggi. Riguardo a quell'umano per cui ti ho chiamata. Ah, è lei? Eh? Se l'ho combattuto? Sì, certamente. L'ho combattuto coraggiosamente. Come? Se l'ho catturato? Beh, no. Ci ho provato tanto, Undin, ma alla fine ho fallito. Cosa? Prenderai tu stesso l'anima dell'umano? Ma Undin, non devi distruggerlo, vedi? Vedi? Capisco. Ti aiuterò in qualunque modo possibile. Ok, Undin non ne vuole sapere, mi sa. Porca miseria. Oh, cacchio. Non ci avevo pensato a questa situazione, che potessi sentirmi. Cosa fa? Bello! Bella come situazione. Oh, Scrafty, ciao. Oh, hai visto il modo in cui ti fissava? È stato mitico! Sono troppo geloso! Che hai fatto per attirare la sua attenzione? Ah ah! Forza, andiamo a guardarla a picchiare i cattivi. Ma è scemo questo? Ok. Sensazione di orrore prende su di te, ma resti determinato. Ok, Undin. Ho paura forse di Undin. Quando quattro semi di ponte si allineano nell'acqua, essi germogliano. Cosa vuol dire? Devo tirarli? Ah, sì. Ok. I semi di ponte sono questi. Mai sentito parlare di... Anni e anni per studiare ingegneria. Far crescere i ponti. Così si fa. Lasciate perdere i mattoni, robe... No! Fiori! I semi di ponte si servono. Qua non c'è niente, però no. Senti, la musica è molto inquietante. Chi è che è? Aaron. Flette i muscoli. Ma Aaron non è con le due A, tipo il super 4 di Pokémon Perle Diamante. Non è lui? Aaron, non mi fai paura. Vieni là. Ma Aaron, ti distruggo. Aia. Vabbè, mi ha colpito anche lui. Cioè, che cacchio vuoi fare, Aaron? Su. Su, via. Allora, ci sono certi nemici che ammazziamo, certi no, tipo Papyrus. Papyrus non andava ucciso. Mai nella vita. Ciao Aaron. Anche perché comunque ci servono i soldi. Cioè, allora, io so che in teoria puoi fare la modalità senza uccidere nessuno, mi pare. Ok, perché non funziona? Perché non funge? Se si fa un errore, i fiori campana richiameranno i semi. Ho capito, ma. Ah. C'è qualcosa che non va. Cioè, non sono sbocciati. Ok. Come faccio? A meno che non devo lanciarne 4 tutti qua. Per dire, con 4 cose quando sono insieme fanno il ponte. Però in teoria a che cosa mi servirebbe? Per andare a leggere quello. Giustamente. Ma il fatto è, funziona. Funziona. Ok. Congratulazioni. Hai fallito il puzzle. L'unica intuizione che avevo.
cacchio? Però abbiamo capito una cosa, funziona quando i semi sono in fila da 4, teoricamente. Il problema è, dato che sono tutte da 3 e da 2 queste, la fila da 4, dove cacchio la troviamo per farli funzionare? Dovremmo fare una cosa del genere, aspetta, forse... Forse così, aspetta, aspetta, vediamo se sono un genio o sono un genio. Perché se io ne metto 4 a caso, cioè anche se non coincidono perfettamente, se sono 4 forse sbocciano. Oh yessa! Il genio, signori. Drin, pronto? Sono Papyrus. Come ho avuto questo numero? È stato facile. Ho composto ogni numero in sequenza cercando il tuo. Facilissimo. Allora, cosa indossi? Lo chiedo per un'amica. Pensavo di averti visto con un cerotto schifoso. È vero? Indossi un cerotto schifoso? Cosa rispondi? No? Quindi non porti un cerotto schifoso, capito? Sei mio amico, mi fido di te al 100%. Buona giornata. A parte il volume un po' altino, ma Papyrus, che cacchio c'entra? Cosa c'entra adesso il cerotto? Sala dei desideri, a caso. Molto tempo fa i mostri sussurravano i desideri alle stelle in cielo. Se speravi con tutto il cuore, il desiderio si sarebbe avverato. Ora abbiamo soltanto queste pietre scintillanti sul soffitto. Che peccato, però, una tristezza un po' grande, eh? Migliaia di persone che desiderano non possono aver torto. Sarà re a provarlo. Ah, ok, un'altra battaglia. Lavinio. Lavinio, che stai facendo? No, vattene, Lavinio. Mi rompere. Dai, sorellina, esprimi un desiderio. Desidero che un giorno mia sorella e io vedremo le vere stelle. Vedete, è un peccato. Perché sono stati rinchiusi qua sotto, magari non erano neanche cattivi. Guardi con il telescopio, guardi con il telescopio. Cosa c'è di bello? Oh, guarda il muro. Guarda il muro. Che muro devo guardare? Questo? Wow! Ok. Vabbè, devo andare per forza lì. Ah, sembra che il mio oroscopo sia lo stesso della settimana scorsa. No! Questo è bruttissimo, poveracci! Perché le stelle non si muovono, non esistono. Poveretti. Qui dove vado? Da nessuna parte. Antiche scritture coprono i muri, riesci solo a capire le parole. La guerra fra umani e mostri. Perché gli umani attaccarono? Sembrava che non avessero proprio nulla da temere. Sono incredibilmente forti, ci vorrebbe l'anima di quasi ogni mostro per uguagliare la forza di una singola anima umana. Ok, gli umani hanno una debolezza, ironicamente è la forza della loro anima. Il suo potere le permette di resistere fuori dal corpo anche dopo la morte. Se un mostro sconfigge un umano, può prendergli l'anima. Un mostro con un'anima umana, una bestia orribile dai poteri misteriosi. O misericordiosi. Misteriosi, penso. È l'illustrazione di un'antica creatura. Questo disegno è qualcosa di molto inquietante. No! Ops. Vabbè, in realtà volevo andare tipo dietro. Beh, niente. Ok, c'era un pezzo che ho mezzo saltato. Ah! La lancia di Undine. Ma visto. Occhio. Occhio. Fuga. Non so se mi prende che cacchio mi fa, eh. Io, ecco. Per evitare, vorrei evitare di farmi colpire. M'ha preso? Oh, m'ha preso, ma tipo è partita la sfida, capito? Ma cacchio. Sapete cosa mi sembra? Mi sembra l'attacco di Lucas NS su Super Smash Bros. Che mi nascondo qua. Non mi avrà mai. Finché sono qua. No, non mi posso più muovere. Non mi muovo. Oh cacchio. Salve. Dimmi che hai preso Scrafty. Sì! C'era Scrafty, bravo. No, ok, niente. Ma non è lui. E se ne va. Scrafty? Scrafty, tutto bene? Scrafty è morto. Scrafty
Crafty non risponde più ai comandi. No, invece sì, si è bloccato tutto. Aspetta, eccolo. Che poi, aspetta, non è Scrafty lui, vero? No, io lo chiamo Scrafty, ma mi sa che è Scraggy. Oddio, no, non mi ricordo, non lo so, la quinta. Avevi visto? Undine mi ha appena toccato. Non avrò mai più il viso. Cavoli, che sfortuna. Se fossi stato un pochino più a sinistra. Tranquillo, sono certo che la rivedrai. Ma questo è un feticista? Cos'è? Un sadico? No, è un masochista? Assolutamente. Questo formaggio è qui da tanto di quel tempo che gli è cresciuto attorno un cristallo. È incollato al tavolo. Squid. Sapere che un giorno il topo potrebbe estrarre il formaggio dal cristallo ti riempie di determinazione, immaginavo. Bello. Mi è cresciuto un cristallo. Addirittura. Bellissimo. Andiamo pure avanti. Sans, un telescopio dall'aria strana. Pensavo di darmi al business dei telescopi. Normalmente viene 50.000 G usare questo telescopio premium. Ma visto che ti conosco, puoi usarlo gratis. Quando si dice che sei raccomandato. Che ne dici? Usiamolo. Fammi vedere cosa riesco a vedere più che altro. Di solito mi danno dei consigli. Non mi dà un cacchio di consigli. Perché? A caso. Non sei soddisfatto? Non ti preoccupare. Ti rimborso tutti i soldi. Grazie. Grazie mille. Io vedo tutto rosso. Cos'è una stella? Si può toccare? Si può mangiare? Si può uccidere? Sei una stella? E aspetta, perché c'è un occhio viola? Raga, c'ho un occhio viola. A caso. Com'è successo? Chi mi ha fatto l'occhio viola? Dove sto andando io adesso? Che posto è questo? Senti una conversazione di passaggio. Allora non hai desideri da esprimere? Tutto sui desideri. Solo una. È un po' stupido. Ma che cacchio? Oh, Drin. Pronto? Sono Papyrus. Ricordi quando ti ho chiesto dei vestiti? Beh, l'amica che voleva saperlo, la sua opinione di te è molto omicidiosa. Beh, non temere, caro umano, Papyrus non ti tradirebbe mai. Hai detto che non indossavi un cerotto schifoso. Quindi, ovviamente, le ho detto che in realtà stavi davvero indossando un cerotto schifoso. Mi è addolorato dire una bugia così sfacciata, ma visto che non indossi un cerotto schifoso, di sicuro lei non ti attaccherà. Ora sei sano e salvo. È difficile. Io voglio solo essere amico di tutti. Raga, ho perso l'occhio viola. Ma che cacchio sta succedendo? No, no, mufogeno, dai. Che cacchio sta succedendo? No, davvero? Cioè, ho guadagnato un occhio viola prima, adesso l'ho riperso? Senti una conversazione. Non dire così, dai, ti prometto di non ridere. Ma loro stanno ancora parlando del desiderio? È un po' triste, eh? Ecco, chiemo. Mufogeno. Ancora muffogeno, sempre muffogeno, pieno di muffogeni. Potere di prendere la loro anima, e questo è il potere che gli umani temevano. Il muffogeno è un po' come gli Zubat nei giochi di Pokémon. Ok, ma che cacchio? Sì? No? Ciao? Oh, che carino! Ehi! Ho notato che eri qui. Sono Onion San. Era cipolla. Per me era cipolla. Onion San, chiaro? Sì. Visiti Waterfall, eh? Qui è stupendo, eh? Ti piacerà, eh? Già, anche a me. È il mio preferito. Sono contento. Anche se l'acqua qui si fa così bassa. Io devo sedermi di continuo, ma. Ehi, fa niente. Meglio che andare in città. E vivere in un acquario affollato. Come tutti i miei amici. Ma guarda che carino che è, Onion-san. E comunque l'acquario è pieno. Quindi anche se io volessi, io. Ma non fa niente, chiaro. Undine sistemerà tutto, chiaro. Uscirò di qui e vivrò nell'oceano, chiaro. Ehi, lì è la fine della stanza. Ci vediamo, divertiti. A Waterfall. Va bene. Schifo.
Kivrena? Ma che schifo è? Va bene, Onion Sun. La stanza nord nasconde un grande tesoro. Perché mi sa di trappola? Non lo so. Una canzone stregata riecheggia nel corridoio. Perché non la suoni? Vanno bene solo le prime 8. C'è un pianoforte. Suoniamolo. Ok, non capisco. Aspetta. Devo suonare l'inno? Aspetta, lì devo tornare indietro. No! Aspetta, aspetta, ma è bellissimo. Grazie. Non vale? Non vale. Niente. Va bene, ci ho provato. È bellissimo. È un potere incontrastabile. Un umano non può certo togliere l'anima a un mostro. Quando un mostro muore la sua anima sparisce. E servirebbe un potere incredibile per prendere l'anima a un mostro vivo. Esiste una sola eccezione. L'anima di una specie speciale di mostro chiamata boss. L'anima di un boss è abbastanza forte da resistere anche dopo la morte. Sebbene solo pochi istanti, un umano potrebbe assorbire quest'anima, ma non è mai accaduto. E ora non accadrà mai. Ok. Una statua. La struttura ai piedi sembra asciutta. La struttura ai piedi sembra asciutta. Cosa vuol dire? Prenderne uno. Prendo un ombrello. Ok. Ho preso un ombrello. Ah, forse devo darlo alla statua. Tieni, piccola statua. Metti l'ombrello sulla statua, sì. Poni l'ombrello in cima alla statua. Nella statua un carillone inizia a suonare. Non è la musica, vero? Ah, ci sono le scritte. Allora, centro, su, destra, centro, giù, giù, destra. Centro, su, destra, centro, giù, giù, destra. Centro, su, destra, centro, giù, giù, destra. Veloce, veloce che me lo scordo. Centro, su, destra, centro, giù, giù, destra. Quindi, allora, ben detto. Centro, giù, destra, centro. L'ho sbagliato. Porca vacca, lo sapevo. Immaginavo. Allora, era centro, su, destra, centro, giù, giù, destra. Bam. Ok, bella quella canzone, eh? Tan 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 taran. Bella, bella. Sono ancora? Tan 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 taran tan. Bella, che mi piace. Mi piace assai. Cos'è qua? Cos'è senza impronte? Ah, sono pozzanghere. Oh, Scrafty, Scraggy, tu. Oh, non puoi nemmeno tenere l'ombrello? Se cammini comunque suppongo verrò con te. Ok, andiamo. No, aspetta però. No, voglio vedere il tesoro che c'era di là prima. Perché mi sa di qua si va avanti, vero? Oh, ho già guardato. Un dino è laggiù. Suppongo ci vedremo dopo. Vabbè, se non porto lui di là non va bene. Ok. Fai quel cacchio che ti pare. Io devo andare a prendere il tesoro. Eccoci qua. È un artefatto leggendario. Prendi questo oggetto? Sì. Cos'è? Porti troppi? Porti troppi cani. Chi è che porta i cani? Cane irritante. Ma che è il cane irritante? Cane, un cagnolino bianco, è addormentato. Ma vattene proprio, cagnaccio! Butta! Metti il cane in terra. Cosa ci fa? Il cane assorbe l'artefatto. Maledetto cane! L'artefatto non c'è più. No! Ma davvero? Ma... cosa? What? Cioè il cane mi ha rubato l'artefatto! Dammi l'altro ombrello. Ma il cane mi ha rubato... Ma no! Sì, ho preso l'ombrello, sei il migliore.
Andiamo. E poi mi sta dietro, scemo. Ma il cane mi ha rubato un artefatto. Ma no, ma non è possibile. Cavoli, troppo forte Undine. Picche cattive non perde mai. Se fossi un umano, farei la pipì a letto ogni notte. Sapendo che lei mi piccherebbe. Ah ah. Va bene. Me ne frega niente a me. Cioè, me ne frega che il cane mi ha rubato l'artefatto. Ma sarà roba? Dove vai? Allora, una volta abbiamo fatto un progetto di scienza in cui dovevamo avere cura di un fiore. Il re, dovevamo chiamarlo signor Dreamur, ha voluto donare i suoi fiori. Ha finito col venire a scuola e insegnare a tutti delle cose sulla responsabilità. Stavo pensando, oh, quanto sarebbe figo se Undine venisse a scuola. Potrebbe picchiare tutti i maestri. Così a casa, non c'è anche da fare, no? Picchia i maestri. Questo mi sa che c'è un po' troppa stima per Undine, vero? Forse non picchierebbe i maestri, è troppo giusta per far mai del male a una persona innocente. Io lo lascerei qua, sto coso. E là. Là c'è il castello. Bello sto pezzo. Dove vai? Dove vai, Scraggy? Scraggy? C'è dei problemi, vero, Scraggy? Sì, anche c'è dei problemi, Scraggy. Bello sto pezzo comunque. Ok, qua c'è l'ombrello. Riporti l'ombrello. Ok. Questo è per giustamente per chi poi ne dovrà usufruire in futuro. Vabbè, questa sporgenza è troppo ripida. Vuoi incontrare un Din, giusto? Vabbè, sali sulle mie spalle. Sì, ma no. Ok, mo lui come fa? Oh, tu vai avanti, non preoccuparti per me. Trovo sempre un modo per passare. Immagino. Poi vi teletrasportate voi, chiedi a Sans, che solo lui sa come fa andare avanti in quel modo. Gli umani per paura del nostro potere ci dichiararono guerra, attaccarono improvvisamente e senza pietà. Anche qua più che altro ci sarebbe da rivedere un sacco di robe. Il suono del sereno incarico è distante, ti riempie di determinazione. Ok, allora, ragazzi, penso che possiamo terminare qua. Non so perché, ma probabilmente la prossima volta, o comunque se vado un po' avanti, c'è caso che incontriamo Undine e dobbiamo battere Undine. E mi sa di molto forte. Quindi facciamo una cosa che adesso terminiamo, così la prossima volta siamo tranquilli. Non so neanche dove sarà il prossimo salvataggio per questo, quindi meglio così per adesso. Comunque, io ragazzi termino qua l'episodio. Noi ci vediamo alla prossima parte, sempre su Undertale. Qui da Landulf è tutto. Ciao a tutti!